Muciaccia, ecco, 3C, è Muciaccia. Alla Fiorello lo dici. Sono Giovanni Muciaccia. Nasce come un programma per bambini, però era molto seguito anche dai grandi, proprio per questo effetto di novità che aveva sia nelle modalità di ripresa, ma anche per i contenuti, no? Perché poi è un programma che parla di manualità, di arte, di creatività in genere, e quindi riusciva a catturare pure i grandi. Il mio intento era quello di farti appassionare agli oggetti, raccontarteli in modo appassionato, in modo da catturarti. Poi chiaramente avevo dietro una struttura che mi supportava, quindi c'è uno studio dietro a questo. Poi c'è il conduttore che te la racconta bene e deve saperlo fare, che ti fa venire voglia. Poi non è detto che tu riesca, però l'importante è che tu ci provi, e soprattutto nei bambini l'intento era quello di stimolare la loro creatività. Io ho due bambini, uno di 6 anni e una bambina di quasi un anno. Il bambino di 6, che è quello, diciamo, che ha una manualità chiaramente già sviluppata, piano piano ha iniziato a sviluppare questa propensione, perché sicuramente ce l'ha verso il disegno, e poi spesso costruiamo anche delle cose insieme, io lavoro, capito, lui mi fa da aiutante per un po', poi si scoccia pure di fare l'aiutante e mi molla lì, e io alla fine sto lì da solo, come al solito, con la vinilica, carta di giornale, carta igienica, cioè, quindi... Ci serve un foglio colorato come questo, lo dividiamo in 6 quadrati più 1, quindi 7, di 15 cm per 15. Andiamo da un angolo all'altro, lo schiacciamo per benino, ok? Poi facciamo un'altra piega in questo senso. E attenzione, andiamo a tagliare questa parte, vedete che è aperta, la parte aperta verso il basso. Tagliate la prima striscia, mi raccomando le forbici con la punta arrotondata, eh? Secondo taglio e terzo taglio, più o meno equidistanti. Bene, adesso riapriamo il nostro foglio lentamente e iniziamo ad unire gli angoli, uno sì e uno no. Andrebbe fatto con abbondante colla vinilica, però io per una questione di praticità lo farò con una spillatrice. Inizio a spillare il primo. Perfetto, abbiamo detto uno sì e uno no, quindi saltiamo questo che è intermedio e andiamo a quest'altro. Uniamo le punte. È molto semplice, anche molto divertente, eh? Attenzione, soprattutto se ci sono bambini, a questo aggeggio, potreste farvi male, mi raccomando. Giriamo il nostro origami e uniamo, vedete, le parti che abbiamo escluso nella prima unione, diciamo così. Ok, ci manca da unire solo queste due punte e abbiamo ottenuto questa forma particolarissima. Perché ci servivano 7 quadrati? Perché dobbiamo fare 7 di queste forme, vedete, un po' spiraliformi. Guardate che belle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, uniamo la settima, eccola qui. Anche questa la spilleremo, la mettiamo in posizione e la spigliamo. Quindi uniamo questa forma che abbiamo ottenuto, vedete, al centro, e poi lo facciamo anche lateralmente. E voilà! La nostra stella è pronta. Bella, vero? Semplice. Piegando e tagliando un foglio di carta colorata. Naturalmente possiamo farne molte versioni, potremmo farne una dorata, oppure una con la carta da pacchi, o con la carta dei fumetti, oppure tutta bianca e poi la possiamo dipingere con gli acrilici. Insomma, liberate la fantasia. Il primo programma mondiale sulla digital fabrication, nel senso che X-Makers è un'eccellenza italiana. X-Makers è una forma di creatività applicata alla tecnologia e poi ha a che fare col futuro, con i bambini di oggi che nascono nella tecnologia, no? Ed è meraviglioso perché noi in X-Makers spesso smontiamo i giocattoli, cosa che forse facevamo anche da bambini, però gli spiegano come funzionano i meccanismi che muovono i giocattoli, come possono modificarli, e allora possono prendere una macchina radiocomandata e con l'aiuto di una stampante 3D
3D, smontando quattro motorini elettrici da quattro spazzolini da denti, possono farla volare e farla diventare un drone. La stampante 3D riesce a fare delle cose, secondo me, molto più complesse. Trovo dei limiti forse solo nei materiali, ecco. Nel senso che oggi stampiamo solo con materiali plastici, possiamo infilare dei materiali pastosi o addirittura la cioccolata. Il prossimo step della stampante 3D sarà stampare materiali tipo metallico. È un mondo che si sta evolvendo e non possiamo ignorare questa tendenza. È un po', sai, come vivere oggi e non avere Facebook. Presepe per me è un ricordo da bambino, sicuramente, della mia casa, della mia famiglia, dei miei genitori, dei miei fratelli. La mia idea di presepe è legata a un presepe classico, sicuramente, però il presepe originale pensavo che potrebbe essere un presepe fatto con i personaggi e con le faccine di WhatsApp. L'idea è quella davvero di fare un presepe originale fatto con le faccine di WhatsApp, no, che utilizziamo nei messaggi per arricchire la nostra comunicazione. Vabbè, qui abbiamo un po' di esempi, vedi, ci sono faccette di vario tipo, poi ci sono anche chiaramente delle emoticon che possiamo comprare. E allora iniziamo per esempio da Giuseppe, che potrebbe avere questa faccia. Poi qui c'è la Madonna, ci sono un paio di angioletti, chiaramente le stampiamo, le intagliamo e le immergiamo, diciamo, uno scenario che potrebbe essere fatto col polistirolo, insomma, con il compensato. Però la cosa importante è rispettare, ecco, anche il bambinello, i colori delle faccine di WhatsApp. E questi sono i tre re magi, vedi, che stanno arrivando. Chiaramente mancano i doni, ma insomma gli artisti siete voi. Quindi come Fiorello che fa l'imitazione di Musaccia, potrebbe essere: "Ciao bambini, sono Giovanni Musaccia, sono talmente buono, ma talmente buono, che oggi vi insegnerò a fare il presepe con le faccine di WhatsApp. Siete pronti? Bene!" Alla fine direbbe: "Fatto? Già fatto? Bene!" Grazie Giovanni Mucciaccia per essere venuto qua. Giovanni Mucciaccia con 3C. Vedi come lo dici bene a fine intervista, hai imparato. Un bacio a tutti gli amici di Fanpage. Ciao!